Si comincia da Luca e Paolo. Di Calenda, Schlein, Calenda, piange il telefono, cantano Luca e Paolo. Pronto? Ascolta, Schlein è vicino a te, devi dire a Ellie, Carlo cerca te. Ma chi sei? Il signore del terzo polo? Ma non eri morto? La segretaria è sull'altra linea con Conte e non so se può venire. Dille che son qui per la coalizione, forse io ci sto. Ho capito, tu sei quello della Moratti in Lombardia. Tutte le volte che chiami Ellie dice: oh, toccatevi coglioni. È vero, ma è stato un anno fa, adesso sono in merda e quindi eccomi qua. Sì, ma Ellie adesso è al telefono con Conte. Le piace quando lui la tratta male. Ognuno ha le sue perversioni, giusto? Anche a te piaceva quando Renzi ti dava del cazzone. Dille, te lo dico. Dille che son qui col mio 4%. Ti prego, chiamala di qua. Senti, Calenda, non so più come dirtelo. Ellie, il campo largo con te non lo vuole fare. Dice che a lei non l'hanno vista arrivare. E a te non ti vedono da quando sei arrivato. Piange il telefono, Schlein non risponde, ma anche se grido Renzi merda, lo so che non risponderà. Piange il telefono, Ellie non hai pietà, col centrodestra il campo largo vado a fa. Buonasera Floris, allora andiamo subito nel torbido perché basta, abbiamo taciuto per troppo tempo, adesso basta, c'è un uomo in Italia a cui viene costantemente impedito di parlare, una vera e propria vittima della censura. È vergognoso, grazie a Dio ci sono trasmissioni come questa che gli danno spazio. Poi vabbè, c'è il Corriere della Sera, Repubblica, Libero, La Stampa, tutte quelle di Rete 4, la copertina di chi? Ma fate parlare il generale Vannacci! Oh. Sempre zitto, è sempre zitto. Lo vediamo in questa foto mentre era in missione sotto copertura in un bordello gay thailandese. Ma no, guarda, credo fosse in spiaggia a Viareggio. No, guarda, vestito così è bordello gay. Ma a me sembra Viareggio. Vabbè, il generale è stato anche qui la settimana scorsa perché Floris ha capito che le coppie comiche funzionano. Così dopo Luca e Paolo ha messo Carlo e Roberto, sì, e Calenda e Vannacci, uno contro l'altro. Ma la cosa più bella è che due settimane fa Calenda, proprio qui da noi, aveva detto questa cosa qua. Sentiamolo. Un libro autoprodotto, autopubblicato, se lo leggeva Vannacci, la cugina di Vannacci e la zia di Vannacci. Ma se noi a ogni cosa ne facciamo una roba enorme, è l'arrivo del fascismo, è il ritorno del nazismo, ma è chiaro che diventano dei comici. L'abbiamo creato noi, mi sembra chiarissimo. Se nessuno considera Vannacci, quello non esiste più. Se nessuno gli dà del fascista, scompare. Chiaro, esattamente una settimana dopo Calenda parla con Vannacci. Esatto. Ma come? Se bastava non cagarlo. E cosa gli dice? Lei non vuole dire quello che è. Cioè, io sono fascista. Ma no, ma ha detto che non gli si doveva dire che è fascista. Ma proprio lui. Comunque il confronto è stato bellissimo. Complimenti, Floris. Anche perché Calenda è riuscito a stare calmo tutto il tempo. Si vedeva che era un po' così che si dava. Tra l'altro, il bello di Vannacci è che basta lasciarlo parlare. Sì. Cioè, nel pomeriggio del giorno stesso era un giorno da pecora, tra l'altro. Perché oltretutto lo censurano, povera stella. Era pomeriggio, era. Vabbè. Sì, e ha detto questa cosa qui in radio. Sì. Ha detto questa. A Torino sono io che ho corteggiato un uomo? No, una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non fa. Era un uomo? Sì. Scusa. Me ne sono accorto. Era troppo tardi. Me lo hanno detto, perché veramente era quasi irriconoscibile. Guarda Geppi che proprio si lisce i baffi. Ho dato la conferma e la cosa è finita. Sì. Geppi si vuole proprio che gli vuole bene. Sì. Non c'è la racconta giusta, no. Perché se tre indizi fanno una prova, abbiamo la vesta, lieta e spiaggia, il corteggiamento alla tras e la foto per i feticisti. Eccola qua, la foto col piedone, ragazzi. Questa è proprio. Comunque, ragazzi, adesso non c'è niente di male. Io ho molti amici Vannacci, sono persone sensibilissime, sanno anche abbinare i colori, hanno una sensibilità proprio per bene. Una persona molto sensibile si chiama Marco Ballarini, ed è il sindaco di centrodestra del comune di Corbetta, eccolo in provincia qua di Milano. Ballarini, oltretutto, vanta un bel curriculum, è laureato alla Bocconi, ha lavorato in multinazionale, Deutsche Bank. Sulla sua pagina Instagram bisogna dire Marco Ballarini si presenta proprio bene. Sì, guardate, lo vediamo qua in questa foto che premia un'impiegata comunale che va in pensione. Insomma, un sindaco educato e puntuale.
su Instagram. Sì. Perché poi apre il TikTok e scopre che lì c'è suo fratello gemello. Allora, guardate, i fratelli Calenda. Guardate che cosa fa. Guardate che cosa fa. Allora, intanto, ciao a tutti, bro. Tanti mi chiedono il saluto, faccio bro, subito volentieri, però non me la prendete, zio Pera, se non riesco a farlo subito. Allora facciamo zio subito Pera. Zio Pera. Gli auguri di buon compleanno a Nathan, no, anche se deve migliorare un po' la partenza d'osso. Cosa fa le dediche? Fa le dediche, cos'è, radio... Ma cosa fa le dediche a richiesta? Ciao bro, zio Pera. Ma la cosa tenera è che per prendere per il culo questo qua l'abbiamo dovuto seguire sui social, no? E lui ha fatto così. Ma no, raga, ora mi segue Luca Bizzarri. Era tutto contento e l'ha detto ai suoi raga. E sta a vedere Pera come ti segue Luca Bizzarri. Ricordiamo sempre che questo fa il sindaco, può ordinare dei TSO. Hai capito? E invece passa le giornate così, a fare così. Guardalo, guarda. Cioè, ne fa mille così, Vedi? Quando te la cilli al lavoro. Sì. Cioè, lui fa tutti video così. Quando te la cilli al lavoro, parla come un tredicenne, però rimbambito, ecco. Sì, Ballerini ha capito che social diversi hanno pubblico diverso. E se su Instagram mostra un lato di sé, su TikTok ne mostra un altro. Chissà su Tinder che lato mostra. Vabbè. Non... Uno così farà sicuramente strada, va capito in quale partito può confluire, anche se una mezza idea ce l'avrei. Un dubbietto ce l'ha. Sì, ma non è un problema, perché c'è posto per tutti. Oh. Sì, anche perché con l'arrivo della primavera sbocciano nuovi partiti. Certo. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Michela Santoro. Ah, sì, che si chiama? Pace, carote, patate? No, pace sì, però carote e patate no, è da sovranità alimentare. Pace, cuore, fiore, amore? No, neanche. Pace, dire, fare, baciare? No, troppo Schlein, poi c'è il verbo fare, dopo Gianni non si usa più, porta sfiga, vai. Pace, aglio, olio, peperoncino? No, pace. Pace, testa, spalla, baby, 1, 2, 3. No, pace, terra, dignità. Ah, vabbè. Quando te lo vuoi ricordare, pensa a una canzone di Albano. Pace, però, terra, dignità. Ecco. La lista di Michelone cercherà di competere alle europee, prima però deve raccogliere 75.000 firme. Sono già trapelati alcuni nomi di possibili candidati e supporter, c'è un po' di tutti: Vauro, lo scrittore Lilin, il fisico Carlo Rovelli, Monio Vadia, Fiorella Mannoia. Non è una lista, è un racconto di Gianni Minà. Eravamo io, Monio Vadia, Fiorella Mannoia, Cassius Clay. Sì, c'è perso un ex Garcia Marquez. Sì, c'è perso un ex leghista, Alessandra Guerra, che chiaramente è stata arruolata solo perché faceva ridere lo slogan: se vuoi la pace, vota guerra. Vabbè, questa è di Ugo. Questa è proprio, sì, è proprio sì, di Ugo. Sì. E c'è anche Pier Giorgio Di Freddi, che crede così tanto nel progetto. Ecco, Di Freddi proprio ci crede, infatti ha dichiarato così, parole sue. Nel caso ci fosse lista Santoro, io ho dato la mia disponibilità, ma non sono interessato ad andare nei parlamenti. Ma come? Sono l'unico candidato che non prende neanche un voto. Non mi fiderei assolutamente di me stesso. Che bravo, mi è proprio venuta voglia di votare. È un commerciale proprio. Ma Floris, non si può parlare di elezioni senza l'ennesimo capolavoro del centro-sinistra. Signore e signori, l'affaire Lacerenza, il candidato che non lo sapeva. Premessa, quello che vi stiamo per raccontare è tutto vero, perché lo sappiamo che sembra una barzelletta, ma è tutto assolutamente vero. Tutto comincia il 14 marzo, finisce il balletto tra Schlein e Conte e in grandissimo ritardo, perché tra neanche un mese, c'è il nome del candidato per la Basilicata, Domenico Lacerenza, che alla sua candidatura reagisce così. Non lo sapevo, non ho sentito né Conte né Schlein. Ma come? Non sono stato io a candidarmi, ma come? Ma come non lo sapeva? Subito un'iniezione di entusiasmo e di voglia di fare. Al primo del primo tempo si incazza Calenda, perché? Perché i grillini, cioè quelli con cui lui non vuole parlare, non gli hanno detto niente, capito? Allora, perché lui dice che non gli vuole parlare, sì, ma loro dovrebbero capire che gli vuole parlare. Sono queste dinamiche da campeggio del 1980, sì. Ma già in serata ci sono dei brontoli a sinistra. I 5 Stelle appoggiano Lacerenza, ma il PD muto. Il giorno dopo è il 15 e mentre l'avversario di Lacerenza gli fa gli auguri per la campagna elettorale, lui risponde esattamente così: la mia candidatura? Io non ho fatto proprio niente. Stavo lavorando e mi è arrivata una telefonata. Ma no, non ho mai fatto politica, mi hanno voluto gli altri. Ma come? Ma gli altri chi? Comunque, ha già la vittoria in tasca, si capisce dai toni. Sì, beh, proprio convintissimo. Ma a quel punto esce il notizione: sì, Lacerenza starebbe meditando di ritirarsi. Strano, perché era entusiasta. Ma lui smentisce, dice che le voci sul suo ritiro sono prive di fondamento. E infatti 12 ore dopo si ritira. Eccole. Ora, tra PD, 5 Stelle e Calenda, ma dico io, potevano fare una figura più di merda di questa? Sì, potevano. E ci ha pensato l'ex presidente della regione Pittella, che parlando della sua posizione ci è andato giù leggero. Ha detto così, ha detto: c'è proprio un'azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono un ebreo che deve morire. Quando si dice il senso della misura? Ma naturalmente per sta frase Pittella
è stato crocifisso, come succede. Comunque, cioè, gli è andata come prevedeva, ecco. Ma a ben vedere la gaffa di Pittella ha un altro risvolto, perché lui sta frase non l'ha detta ai giornali, in un comizio, che dici, no, dai. No, l'ha detta in una chat privata con i suoi sostenitori, sì. Cioè, con gente che dovrebbe essere dalla sua parte, che dovrebbe volergli bene. E questi lo hanno sputtanato al primo del primo tempo. Ora, questi politici solo non hanno un amico, ecco. Ma quelli che hanno sono degli amici di merda. Sì, e adesso a vedere come si comportano. La mossa di Calenda ha creato sconquasso all'interno del partito. Ha persino diviso la famiglia Pittella. Infatti, se Gianni Pittella si è chiamato fuori... Suo fratello Marcello si è chiamato dentro. Sì. Dice, non mi riconosco nella scelta di Azione in Basilicata. Insomma, è successo un miracolo. Sì. Qualcosa che proprio va a toccare le leggi della fisica. Cioè, dopo la divisione dell'atomo in Basilicata sono riusciti a realizzare e a dividere qualcosa di più infinitamente più piccolo dell'atomo, cioè Azione. Azione, come anche... Però ormai il copione è sempre uguale. Quando qualcuno fa una figura di merda, c'è uno in una casa che ci resta male perché la figura di merda non l'ha fatta lui. Stiamo parlando di casa Salvini, sì. Dove la specialità è la merda schiacciata. Mm. E Salvini questa settimana ha visto il PD che fa quella roba. Pittella che dice quest'altra e si è chiesto... Come posso fare a fare una figura del pirla peggio di questi? Non ci ha dormito di notte. Allora, non ci ha dormito, poi ci ha pensato, ha chiamato i giornalisti e ha commentato la vittoria di Putin. Ha vinto Putin? Ecco, non lo sapevi. Non avevo visto gli exit poll, ma sai, quelli non ci seguono mai. Sì. Ma come no? Veramente... Ma come no? Sì. E c'era quel Kratonov che mi sembrava in una botte di ferro. Ah no, forse era una bara, sai. Pardon, mi sono confuso. Inaspettatamente ha vinto Putin e Salvini ha pensato bene di dire così. In Russia hanno votato, ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre ragione. Cioè, per lui un'elezione dove gli oppositori vengono ammazzati, se alzi uditi ti arrestano, è una bella cosa, sì. Democratica. Io comincio a pensare che Salvini non sia nemmeno cattivo. Secondo me Salvini non è cattivo, è solo, no, è solo un Salvini. Ecco, non mi ma veniva la parola. Ma la cosa bella, lui è ministro e vice premier, ma un altro ministro e vice premier, Tajani, ha detto questo. Tajani, c'è l'altro, il suo collega, le elezioni russe né libere né regolari. Quindi noi avremo una domanda, Floris, una domanda da fare a qualche membro della maggioranza. Tanto da te ce ne sono, no? Ce ne sono stasera. Da parte nostra, fagli questa domanda. La posizione del governo su Putin è quella di Tajani o quella di Salvini? E se è quella di Tajani, come noi speriamo, cosa ci fa Salvini al governo? Ma in attesa della risposta da parte dei tuoi ospiti, vi lasciamo con una storia, posso dire, di speranza, di buona volontà, di rinnovamento, sì, di cambiamento. È sempre difficile per chi è in una posizione che non merita, per chi fa una professione in cui è evidentemente fuori posto, poco portato. Ecco, è difficile avere il coraggio di cambiare. Ecco, soprattutto viene da dire, quando tra i capelli un po' di grigio li colora, come diceva, poeta, la mente non è più così elastica, no. E sarebbe ora di tirare i remi in barca e lasciarsi andare alla corrente. Ecco, invece no? C'è chi anche da vecchio, possiamo dire, con coraggio cambia. Ed è il caso di quest'uomo qui. Complimenti. Notizia vera. No. Il nuovo allenatore del Real Celle San Vito potrebbe essere Giovanni Floris. Non un omonimo, Lui. È proprio lui. Si è messo a studiare per diventare allenatore. Ce l'ha fatta. E noi da anni gli dicevamo, cambia, guarda che non sei nel tuo. Sì. Ma lei vedi le figure che fai con i politici, sono troppo furbi per te. Prova con i calciatori, magari con quelli ci riesci, sono un po' più sempliciotti, pochi concetti, palla indietro, palla avanti. E devo dire, bravo Giovanni che ci ha dato ascolto. Grazie, grazie Giovanni, grazie di averci insegnato che anche quelli senza speranza, senza talento... Sì. Anche quelli possono cambiare. Bravo, bravo, bravo. Dopo. A dopo, se ci sarai ancora te, magari, magari c'è Flavia Fratello. Passa. Ciao. Va bene, me la son cercata. Grazie Luca e Paolo, bentornati.